Il cloud negli ultimi anni ha assunto il ruolo di fattore tecnologico abilitante per un nuovo modo di lavorare della direzione IT, ovvero le metodologie Agile e DevOps, nuove modalità di gestione progettuale in grado di rendere la direzione IT aziendale un vero catalizzatore di innovazione nell'era digitale. Ne parliamo oggi con Daniele Fontani, CTO di Sintra Consulting. Ciao Daniele. Ciao Marina, buongiorno. Dunque, consulenti e fornitori hanno un ruolo fondamentale nel supportare le aziende nell'adozione di queste metodologie. Voi le utilizzate nei progetti con i vostri clienti e dal vostro punto di vista, qual è il livello di maturità delle aziende italiane? Sintra ha adottato metodologie agile da diverso tempo e è riuscita a integrarle con i normali processi produttivi in azienda. E noi utilizziamo questi strumenti per realizzare i progetti per i nostri clienti. Il percorso di trasformazione interno, potenziato dalla complessità dei progetti che gestiamo e che ha sempre un aspetto multidisciplinare, ci ha conferito una profonda consapevolezza dei vantaggi di integrare metodologie agile e DevOps all'interno del processo produttivo. Questa mutazione ci ha permesso di sviluppare un occhio critico che ci permette di valutare lo stato dell'arte dei nostri clienti e delle aziende che visitiamo. La percezione è che le aziende stiano iniziando a capire che nei modelli organizzativi tradizionali c'è qualcosa che un po' li limita e qualcosa che può essere migliorato, soprattutto all'interno dell'organizzazione IT, dove ci sono sempre problemi da gestire, ci sono scadenze sempre più stringenti e standard di qualità e aspettative da parte dei clienti e dei committenti interni sempre più elevate. Vediamo quindi che le aziende percepiscono la bontà dei principi agile, ma sono ancora impaurite dall'adozione, continuando a concepirli un po' come antagonisti rispetto al modo di lavoro tradizionale. C'è anche chi li adotta, o almeno ci prova, ma implementare un processo di cambiamento dall'alto è davvero difficile, così come è difficile riuscire a farsi ascoltare facendo partire l'iniziativa dal basso. Con queste premesse è necessario introdurre una figura di consulenza che coinvolga le persone, che sia in grado di dialogare, di far connettere il management con tutto il resto dell'azienda e calare le metodologie all'interno dei processi aziendali, accelerandone l'adozione. Ed è proprio questa la direzione in cui stiamo aiutando i nostri clienti. Ecco, alla luce di questi nuovi trend legati alla tecnologia e alla gestione progettuale, come sta cambiando la filiera digitale italiana e quali ecosistemi di partnership si stanno creando? È evidente che oggi siamo immersi in un mondo sempre più digital, ossia che combina processi fisici online, ed è sempre più evidente che le aziende debbano sfruttare entrambe le modalità in maniera attenta e sapiente. Per quanto riguarda la componente umana, l'azienda deve essere in grado di generare valore anche su relazioni che si stanno progressivamente dematerializzando. E per questo tutte le aziende sono alla ricerca della formula magica, della ricetta perfetta per innovare i principali processi aziendali, quindi marketing, commerciali e relazioni con i clienti, e combinarli in un'esperienza unica. L'emergenza Covid ha accelerato questi driver, chiedendo agli imprenditori di anteporre l'efficacia all'efficienza, vista l'urgenza. E quindi le aziende necessitano di soluzioni pratiche, necessitano di pragmatismo, non possono permettersi il lusso di sperimentare. L'offerta quindi sta cambiando radicalmente per tenere passo a questa richiesta sempre più pressante, cercando di combinare i bisogni immediati con la strategia per il bene del cliente. E questo perché ovviamente partire dalla soluzione tecnologica è un po' come partire dalla fine. E così facendo, di solito il processo di trasformazione non funziona, fallisce perché manca il sapere, manca la consapevolezza del perché stiamo facendo determinati passaggi e può succedere che non venga correttamente riconosciuto il valore di quello che si sta facendo. Il panorama che ho descritto è molto complesso, così come è complessa e sfidante la risposta alla necessità di innovazione digitale. Abbiamo bisogno di competenze tecniche sempre più spinte e multidisciplinari, sviluppatori web, sviluppatori mobile, tecnici DevOps, designer, e soprattutto abbiamo bisogno di competenze molto spinte a livello strategico, quindi analisti marketing, esperti di usabilità,
e psicologi, perché no? E quindi ecco che le aziende stanno organizzando in partnership, mettendo a disposizione della rete di aziende di cui fanno parte le proprie competenze, le cose che sanno fare bene, le loro eccellenze, per fornire una soluzione unica a 360 gradi agli imprenditori. Quindi pragmatismo e non sperimentazione. In questa direzione Sintra ha sviluppato una partnership con l'iFrey, con Microsoft Azure, per realizzare un'offerta mirata al B2B e alla gestione della rete vendita, pronta e disponibile da subito per aiutare gli imprenditori a fare passi in avanti nel processo di trasformazione digitale. Chiarissimo, grazie mille Daniele per tutti gli spunti e a presto. Grazie a te Marina, a presto.